Da Nisini Circus è il primo circo permanente senza animali che apre i battenti nel capoluogo, un circo sociale nato grazie a una campagna online di crowdfunding che ha portato alla realizzazione dell'ultimo tassello di un progetto più ampio, Rambla Papireto. Lavoro questo che mira alla promozione e all'inclusione sociale dell'antico quartiere Da Nisini di Palermo, quartiere arabo a ridosso del centro storico, circondato da orti e giardini ma che per troppi anni ha vissuto nell'ombra e l'indifferenza, in totale abbandono culturale e sociale. Da Nisini è Palermo e Palermo è Da Nisini. È una storia di cui essere orgogliosi. Questo è il vero volto della città, ha commentato il sindaco di Palermo Lulu Corlando durante l'inaugurazione del circo permanente. È un sogno che si realizza, in cui non sapevamo noi stessi se credere. Dopo tanti mesi di lavoro comune con i ragazzi delle associazioni, con i ragazzi dell'Accademia, con la confraternita, con Fra Mauro. Da maggio 2017, infatti, grazie all'avvio del progetto Rambla Papireto, si è iniziato a muovere qualcosa. Laboratori di circo e street art hanno animato il quartiere, coinvolgendo attivamente la comunità del luogo. Quindi abbiamo aperto anche laboratori di serigrafia, di realizzazione delle palline per i giocolieri, che sono i piccoli omaggi che daremo a chi ha contribuito per far nascere questo circo, che speriamo che diventi un po' il punto di riferimento per tanti artisti che arrivano in città, che vogliono esibirsi, che vogliono fare corsi, che vogliono fare laboratori per i bambini del quartiere, ma anche per aprirsi a tutta la città.